Manuel Frattini, sempre bello rivederti. Piacere mio. Sindrome da musical, io l'ho visto qualche anno fa, adesso c'è un'edizione un po' diversa, cosa c'è di nuovo? C'è sempre Silvia Di Stefano accanto a te, sì. Ci sei tu, ci sono i più grandi musical italiani e internazionali e... E beh, chiaramente rispetto a come è nato anni fa gli abbiamo dato proprio un'impronta quasi totalmente diversa, rimane il filo conduttore che è un po' il mio percorso, ma come dico sempre è raccontato in maniera molto ironica, molto divertente, questo grazie alla scrittura di Lena Biolcati, la supervisione di Stefano Dorazio che ormai sono, senza di lui non faccio quasi più niente, e lasciami dire il nome dei ragazzi perché è un cast fantastico: Andrea Verzicco, Angelo Di Figlia, Eleonora Lombardo, Lucia Blanco, Nadia Scherani, insomma un po' il meglio di quello che c'è in giro in questo momento. Canzoni e balletti tratti da non solo dai musical che ha interpretato ma anche da titoli internazionali e molto, come dire, è uno spettacolo che vive sull'energia e sul talento proprio di chi sta in scena, e mi riferisco più che altro al cast, se no sarei presuntuoso. Beh, diciamolo lui, insomma, Emanuele Frattini. Con l'ausilio di uno schermo, per cui ci saranno dei contributi video che ci aiuteranno a raccontare delle cose, una scenografia molto semplice, però cerchiamo di catturare l'entusiasmo del pubblico proprio attraverso, insomma, queste canzoni e questi numeri che hanno segnato tante tappe importanti per quanto mi riguarda. È bello quello che hai detto del cast, perché tutti sono impegnati in altri grossi spettacoli anche all'estero, come Angelo Di Figlia, quindi si ritrovano per fare per amore, per fare questo spettacolo per passione. Guarda, mi sento privilegiato perché intanto lavoro con amici e guarda caso questi amici sono dei performers bravissimi, quindi credo che proprio ci sia proprio il meglio che ti possa succedere, no? Perché tutti avrebbero voglia di lavorare con amici, ma non posso certo dirlo al mio vicino di casa a cui voglio molto bene. Si dà il caso che questi amici siano dei grandissimi performers, quindi avere la doppia possibilità di lavorare con loro in amicizia e soprattutto con grande entusiasmo, perché ognuno di loro, come io stesso, perché nella prima parte riprenderò Peter Pan, ecco, che tra l'altro è ancora in scena quest'anno, sì, ricordiamolo, da novembre fino a febbraio appunto sarò in giro, e tutti ci ritroveremo, ognuno lasciando la propria produzione per partire con Sindrome. Quindi è una cosa bellissima, sì. Quindi sarà in un grande teatro, perché di solito hai girato Sindrome in teatri più piccoli. Sì, infatti come dicevano alla conferenza stampa, il Teatro della Luna, al quale sono affezionatissimo. Pinocchio, sono è nato per quello. Sì, emozionato all'idea di tornarci, è nato proprio nel 2003 con, sì, Pinocchio, quindi... Insomma, sono onesto nel dire che chiaramente non è uno spettacolo che vive su un titolo, no? di grande richiamo. Ma vive sul talento e anche sui titoli dei brani che ci sono. Sì, che il pubblico scoprirà venendolo a vedere, spero che siate in tanti. Ah,
una psicologa è bellissima. Banalissima sindrome da musical. Ma non è contagiosa? Assolutamente sì!